Grazie a voi per essere qua, perché venerdì è orario di lavoro, qualcuno ha preso il permesso dall'ufficio, dal negozio, non dico dalla scuola, che tanto ormai ci pensa l'Azzolina dando i banchi con le rotelle a tutti, e quindi ci saranno enormi giri con i banchi con le rotelle in giro per Perugia, in giro per il quartiere. Vabbè, ci occuperemo anche di questo, perché un ministro così incompetente, i nostri studenti, i nostri insegnanti non se lo meritano. Avevamo promesso di tornare qua, ovviamente questa non è la soluzione dei problemi, però penso che sia un punto di attenzione. Mentre altri movimenti o chiudono le sedi o si chiudono dei palazzi, o se proprio aprono nel centro storico, nelle boutique, nei negozi dove la gente va a passeggiare, va a fare acquisti chic, noi abbiamo scelto Fontivegge, abbiamo scelto la frontiera, abbiamo scelto Perugia per restituire tranquillità, sicurezza e dignità ai tanti perugini che meritano di stare tranquilli anche in questo quartiere, in questi palazzi, su questi balconi, in quei giardinetti. La nostra presenza qua darà fastidio a qualcuno, sicuramente agli spacciatori, però per quello che mi riguarda i giardinetti sono delle mamme, dei papà e dei bambini, non dei tossici, dei rompipalle, degli spaccendati o degli ubriaconi. E quindi è questo il significato della nostra presenza. Poi in bocca al lupo, io so che il nostro assessore alla sicurezza si sta dannando l'anima, certo, vedevo i dati aggiornati a stamattina, noi ovviamente, voi tutti quanti, abbiamo ancora le mascherine, prendi l'autobus e metti la mascherina, vai in treno e metti la mascherina, entra al bar a bere il caffè uno alla volta, vai in spiaggia e ti controllano se c'è l'ombrellone troppo vicino e troppo lontano. Lo stato di emergenza, ai perugini si chiede di tutto, agli italiani si chiede di tutto. Nel frattempo sono sbarcate 14.000 persone che vanno in giro per l'Italia a fare quello che vogliono, senza nessuna protezione, senza nessuna precauzione, e hanno trovato nelle ultime ore 233 immigrati infetti a Treviso, 20 a Matera, 30 in Sicilia, un po' in Puglia, un po' in Calabria, un po' sono scappati in Abruzzo, e basta, Dio buono. Quindi l'immigrazione controllata va bene, l'immigrazione alla caos non va bene, anche perché non so se avete notato nelle ultime settimane, quelli che scappano dalla guerra in questo periodo sono ben strani, perché scappano dalla guerra e si portano al seguito il barboncino al guinzaglio, il cappellino, il gattino, l'uccellino, la tartarughina e il pesce rosso. Ora è una guerra molto, anche perché i miei nonni che hanno fatto la guerra mi raccontavano che in tempi di guerra i primi a scappare erano i bimbi, le donne o gli anziani. Qua scappano solo ragazzi di 25 anni più robusti di me e di Pillon messi insieme, quindi evidentemente, detto questo, buon lavoro agli amministratori di Perugia. Via di qua vado a salutare Donatella Tesei, che in pochi mesi ha dimostrato come si può fare la differenza anche in Regione Umbria. La prossima volta torniamo qua, perché una delle priorità che ci siamo dati, su cui sta lavorando la Lega in Regione Umbria, è una legge che già funziona in tante altre regioni dove governa la Lega, ed è la legge che per l'assegnazione delle case popolari mette prima gli italiani, prima i perugini, prima gli umbri e poi il resto del mondo. Sono uscite questa settimana i dati di un'altra regione governata dalla Lega da un anno e mezzo, la regione Friuli Venezia Giulia. Vi faccio l'esempio di uno dei comuni a più alta densità immigratoria in quella splendida terra, che è il comune di Monfalcone, dove ci sono i cantieri nautici. Prima dell'avvento della Lega in regione e in comune, l'80% delle case popolari andavano a cittadini stranieri. Sono usciti i dati delle ultime assegnazioni, nelle ultime assegnazioni l'80% delle case popolari sono andate a cittadini italiani, e faremo in modo che anche a Perugia e anche in Umbria sia così. Viva Perugia, viva voi, viva la Lega, viva la libertà, buona fortuna e buona vita a tutti, mai arrendersi. E vi chiedo solo, non so dove sarete, sabato 3 ottobre, per molti sarà un sabato come altri, porto il figlio a giocare a pallone, porto la figlia al catechismo, vado a fare spesa in negozio, al centro commerciale, vado in ufficio. Sabato 3 ottobre la mattina, viviamo in un paese strano, io non sarò a casa mia con i miei figli, ma sarò in tribunale a Catania processato per sequestro di persona per aver bloccato gli sbarchi. Spero che sarete con me, perché ho fatto orgogliosamente quello che ho fatto. Ho difeso il mio paese, la sua dignità, la sua sicurezza e i suoi confini. Se processano me, processano tutti voi. Grazie a tutti, grazie a tutti.